stato di agitazione al liceo scientifico Fermi, ci sono due problemi, uno di natura mi sembra logistica e igienica e l'altro di natura didattica. Allora, praticamente i problemi sono soprattutto di natura logistica, in quanto si parla spesso di spostamento nell'altra sede, però non viene né fatto spostamento nell'altra sede né manutenzione di questa sede che sta crollando a pezzi, ci cadono muri, sopra, il conto soffitto, poi ci sono infiltrazioni, ci sono buchi alle porte, qualcosa di scandaloso. Il secondo problema riguarda più qualcosa del rapporto con la preside, che è quello che riguarda la continuità didattica, in quanto non viene garantita la continuità didattica nel corso dei 5 anni, ma neanche nel triennio e nel biennio, che è qualcosa che precedentemente nelle altre scuole viene fatto sempre. E inoltre non viene tra questo garantita la partecipazione ai viaggi di istruzione, che sono un diritto degli studenti. Voi siete tutti nella palestra dell'istituto, sì. Ma c'è il rischio di che la scuola in qualche maniera resti bloccata dall'attività della scuola? No, assolutamente, in quanto noi abbiamo fatto una comunicazione alla preside in cui abbiamo detto che praticamente noi stiamo occupando soltanto la palestra, soltanto spazio guardante la palestra, e non tracceremo in nessun modo le attività della segreteria e le attività didattiche. Curricolari ed extracurricolari. Sì.